Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È finita la stagione per quanto riguarda la Juventus, visto che comunque sabato c'è una finale Champions League, ma la Juventus non ne farà parte, quindi è ora di tirare un po' le somme. E inizierei questo breve percorso di tirare le somme con un video che faccio ogni anno, cioè quello del pagellone. Lo farò io come lo hanno fatto tanti miei colleghi, perché chiaramente è una cosa, una prassi fare le pagelle che si accosteranno nei prossimi giorni con un video sulla top 11 della Serie A, ad esempio, e altri video di riassunto per vedere un po' quello che è stata la stagione appena trascorsa. Premessa prima di iniziare è che questa, per quanto riguarda Juventus, è una stagione molto buona, buonissima dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista dei rendimenti molto antalenante, perché abbiamo visto giocatori che sono esplosi tardino, giocatori che sono esplosi poi ritornati giù, giocatori che hanno fatto una partita simile, no, insomma alla fine diciamo che è stato molto difficile anche per me trovare continuità di rendimento per questi giocatori, e diversamente lo scorso anno dove per esempio un Mandzukic dalla prima giornata all'ultima, alla finale di Champions League, ha giocato sempre sopra il 7,5-8, addirittura gli, mi pare che gli ho dato 9, mi pare, o qualcosa del genere come voto finale, appunto perché ha avuto un rendimento costante e altissimo. Quest'anno nessuno dei giocatori secondo me ha fatto una cosa del genere, tranne un paio di nomi che hanno fatto qualcosa di più degli altri. Vi do la sigla e poi iniziamo. Partiamo dai nostri due portieri, in realtà il terzo Carreto Pinsoglio non lo menziono per ovvi motivi, mi dispiace, ma chiaramente è così. Entrambi i portieri hanno dato un voto che potrebbe sembrare per alcuni basso. È lo stesso voto, e vi spiegherò perché. Il voto è per entrambi 7. 7 semplicemente perché da una parte abbiamo Buffon, che è quello che ha giocato un po' di più, che però ha avuto un rendimento buono ma non eccellente. Dall'altra abbiamo Szczęsny, che ha giocato un po' di meno, che ha avuto un rendimento forse anche più alto di Buffon per quello che abbiamo visto, però diciamo che le partite sono anche meno quelle giocate, e magari ha appositamente giocato le partite per far rifiatare Buffon, tranne quell'infortunio a gennaio che l'ha visto praticamente 8-9 partite di fila titolare. Detto questo, Szczęsny avrebbe giocato meglio, però è anche vero che chiaramente se rapportiamo il numero di presenze di difficoltà delle partite che ha fatto, Buffon è arrivato ai quarti di finale con Madrid, Szczęsny è entrato appunto perché ha espulso Buffon, quindi chiaramente è un po' diversa situazione. Ovviamente a parità di cose, ovviamente Szczęsny avrebbe fatto un po' meglio. Però chiaramente mi sembra giusto per me dare un voto buono, perché 7 è buono, ma non eccellente per i tanti motivi che vi ho già elencato. Passiamo alla difesa, abbiamo De Sciglio e Lichtsteiner, terzini destri. De Sciglio un bel 7, un 7 perché intanto è tornato un De Sciglio, quello che abbiamo visto al Milan, grazie ad Allegri, però non mi sbilancerei più in là oltre per un motivo molto simile a quello di Szczęsny, cioè il numero di presenze. Ha avuto tanti infortuni qua e là che gli hanno un po' condizionato, non dico il rendimento perché ha fatto sempre bene, ma appunto la continuità di gioco. Per Lichtsteiner invece 6, un 6 perché credo che alla fine lui abbia una cosa che molti degli altri, magari quelli che hanno preso insufficienza, ha, e cioè il fatto che ha la grinta, la stessa voglia ogni volta. Però il rendimento di base non è sempre stato molto sufficiente. Però dico che 6 secondo me è un voto giusto per quello che ha fatto quest'anno, visto che comunque ha fatto abbastanza anche in termini di presenze, nonostante sia forse messo in discussione da un paio d'anni, però col fatto di De Sciglio infortunato, Barzagli che insomma non dà più rendimento che dà, alla fine Lichtsteiner è sempre la soluzione migliore in quel caso. Ci è costo Ovedes, che alla fine gli ho dato un voto perché semplicemente per quello che ho visto, in effetti sarebbe stato un buon giocatore per la Juventus. Ad un 6 che è un 6 di ringraziamento, in realtà non è un 6 dovuto al rendimento, nel senso che alla fine ha fatto cosa? Due o tre presenze e le ha fatte molto bene, ha fatto anche un gol, le ha fatte benissimo le presenze che ha fatto, però sono poche e quindi 6 un po' di consolazione, diciamo così. Dispiace perché sarebbe un giocatore sul quale avrei puntato molto, forse rimasto più integro, perché secondo me sarebbe potuto essere quel giocatore che aveva fatto la differenza per quanto riguarda il reparto arretrato, contando gli infortuni, contando i problemi che abbiamo avuto. Purtroppo non è così, adesso vediamo cosa deciderà di fare la Juventus con lui, se riscattarlo o se continuare un prestito, non lo so. Mi dispiace perché è un giocatore sul quale avrei puntato veramente molto. I difensori, partiamo da quelli più bassi di voto. Rugani e Barzagli. Rugani 5,5. Sono molto critico su Rugani perché da Rugani mi sarei aspettato qualcosa di più dopo quello che ha fatto lo scorso anno. Lo scorso anno secondo me, mi pare che ho dato un voto molto alto a Rugani, molto alto no, ma comunque su un 7, diciamo così. Quest'anno Rugani veramente ha fatto a livello dello schifo, diciamo. È un giocatore dal quale uno ci si aspetta una crescita, invece abbiamo visto un passo indietro ancora. Non so quello che avverrà per quanto riguarda il calciomercato, mi dispiacerebbe lasciarlo perché comunque è un giovane italiano, comunque per tanti motivi,
è giusto puntare su giocatori come lui, però è anche vero che poi alla fine conta il rendimento che si è in campo. E potrebbe avere comunque fare un passo in avanti il prossimo anno e tornare al livello dello scorso, però ragazzi, a 24 anni, dopo che stiamo facendo un percorso di crescita, bloccarlo così con un anno non è il massimo per un difensore, anche se ovviamente le speranze di riaverlo ai livelli decenti è sempre ottima, perché comunque 24 anni per un difensore è anche relativamente poco. Però quest'anno mi ha semideluso, non totalmente, perché 5 a me diciamo è appena insufficiente, ma mi ha abbastanza deluso rispetto a quanto visto lo scorso anno. Barzagli 6, 6 perché è un po' il motivo di Lichtsteiner. Barzagli è calato moltissimo quest'anno e si è visto. Certi errori che non ha mai fatto gli anni scorsi li ha fatti tutti quest'anno, non per mancanza di concentrazione, ma perché Barzagli, signori, ha 37 anni. 37 inizia ai settantini e i giocatori iniziano ad essere un po' più difficili da contenere, quindi tanti falli in più. Tanti falli non voluti, ma cercati anche per un motivo che è il fatto che non ci arrivava in condizione ottimale a fare intervento pulito. Però la voglia di Barzagli e soprattutto l'ultima parte di campionato, che ha giocato molto bene, credo che sia esemplare. Barzagli è un esempio. I voti più alti, Chiellini e Benatia, la coppia titolare. Ho detto Chiellini 8 e Benatia 8 e mezzo. Perché mezzo in più tempo a Benatia? Secondo me in generale non c'è differenza tra i due, credo che Chiellini meglio in campionato e Benatia meglio in Champions League, anche se Chiellini in Champions League ovviamente fa sempre bene, basta la partita col Tottenham è un esempio. Qualche sbavatura qua e là, quindi chiaramente non ho alzato il voto ancora di più. Le sbavature possono essere l'incomprensione contro il Madrid con Buffon di Chiellini, ma possono essere anche tante altre cose. Perché più Benatia? Perché Benatia è stato un po' il valore aggiunto, la sorpresa, anche se sorpresa non si può parlare di Benatia. Però Benatia era un difensore che è arrivato per rilanciarsi alla Juventus dopo aver fatto al Bayern Monaco così così, bene ma non benissimo, e quest'anno è stato il punto di forza di questa difesa anche perché ha avuto una condizione fisica ottimale rispetto agli anni scorsi. Quindi Benatia 8,5, meritatissimo. Passiamo ai nostri terzini. I terzini diciamo che i nomi andrebbero scambiati per quello che uno ci si aspetta come valore del giocatore. In realtà purtroppo è andato così. Assamoah e Alexandro. Il migliore è Assamoah con 7,5. Assamoah che si è veramente rivitalizzato dopo aver avuto anni difficili, prima gli infortuni, poi il rendimento lo scorso anno non ottimale, per motivi legati appunto alla discontinuità di gioco, però 7,5 perché è stato alla fine il titolare vero della Juventus e ha giocato molto bene. Assamoah ha ritrovato le gambe, purtroppo lo perdiamo adesso nel momento in cui lo riprende. Abbiamo tenuto per anni quando era praticamente inutile, adesso che stava diventando utile lo perdiamo, ma questo è un discorso a parte. Alexandro è quello che ho dato il voto più basso e che mi ha deluso di più. 5, non sono stato veramente severo con nessuno, perché avrei potuto dare molto meno a Alexandro, molto meno, un 4, 4 e mezzo. Però do 5 perché alla fine tutta la squadra ha giocato bene, abbiamo raggiunto gli obiettivi, quindi un giocatore deve proprio far male e far male alla squadra per diventare un gravemente insufficiente, diciamo così. Però è il peggiore, il massimo 4 è Benatia, lo dico adesso, che è 8 e mezzo, il minimo, c'è il gap di 3 e mezzo tra le 5 e 8 e mezzo. Questo è il gap che ho tenuto, però il peggiore è sicuramente Alexandro e su questo non mi muovo in nessun modo. Centrocampo, partiamo dai tre titolari, cioè Khedira, Pjanic e Matuidi. Migliore Matuidi, e poi vi dirò perché. Però partiamo da Khedira. Khedira 6 e mezzo. 6 e mezzo perché ha avuto molti momenti in cui non ha giocato bene. Quest'anno ha avuto una continuità di gioco pazzesca, ha giocato praticamente tutte le partite, cosa che non gli era mai successa negli ultimi anni dopo l'infortunio grave con il Real Madrid. Quindi diciamo che di per sé questo è un buon raggiunto che dà il 6,5 un po' di valore. Però è anche vero che forse giocando troppo ha perso un po' di lucidità, perché chiaramente è un giocatore anche grande fisicamente, quindi lento, che quando si stanca si vede abbastanza. Però diciamo che quando non c'è Khedira, che giochi bene o male, la sua presenza si sente, la sua mancanza si sente, perché è un giocatore che tatticamente è intelligentissimo. Pertanto, per quanto non possa correre bene, non si è, però il fatto che si muova bene e faccia coordinare bene il centrocampo e il gioco della Juventus, è chiaro che si sente anche quando non è in condizione. Però complessivamente la stagione scorsa era stata eccezionale, quest'anno è stata più che sufficiente, ma nulla di più, e questo c'è da dire. Dispiace perché è un giocatore che potrebbe dare ancora molto, spero che dia ancora molto a Juventus, ma sicuramente non da titolare. Pjanic 7,5. 7,5 perché secondo me Pjanic è un giocatore totale, ma che ha ancora alcuni limiti che possono un po' influenzare il rendimento complessivo in una posizione come quella là. Siamo stati abituati per tanto tempo con prima Pirlo e poi Marchisio anche con tante verticalizzazioni da quel punto là. Pjanic non le ha, è l'unico suo limite, perché evidentemente di limiti non ne ha, perché punizioni, perché passaggi, perché la tecnica, però quando si parla di verticalizzazione, in poche presenze di Marchisio che ho visto, alla fine ho visto anche un paio di verticalizzazioni da parte sua. Pjanic non ha, comunque non è un suo limite, ma anche proprio il fatto che non ce l'abbia,
nel suo repertorio, però diciamo che la quella posizione che si è costruita su intorno a Pjanic di regista, le verticalizzazioni sarebbe una cosa interessante perché nessuno le fa e l'unico che le fa qualche volta Chiellini, cioè diciamo che non è il massimo. E pertanto credo che sia un limite anche a livello di gioco, di costruzione del gioco, non avere un giocatore che verticalizza contando che Marchisio non è più titolare. Ed è un po' il limite che ho visto quest'anno, ecco perché il centrocampo, per quanto fosse forte, talvolta l'ho visto poco dinamico, poco utile a volte per la manovra offensiva, contando che davanti di cosa ce n'è da fare. Non è una colpa di Pjanic, ma diciamo che va un po' a influenzare. 7,5 è un voto perfetto, cioè bellissimo, perché Pjanic, ragazzi, ha fatto una stagione molto buona. Però magari uno si sarebbe aspettato un 8, ecco, diciamo così, da un fenomeno come Pjanic. Lo ridimensioniamo per questo discorso qua, che c'entra lui, ma anche no. Matuidi 8, il più alto. 8 perché intanto il fatto che sia il primo anno, è l'unico giocatore di quelli rientrati nuovi alla Juventus quest'anno, l'anno scorso, che è entrato subito in partita, in gioco subito, cioè non ha avuto neanche un minimo minuto di rodaggio. Sembrava che stesse giocando alla Juventus da 3-4 anni, cosa che non era. Invece, quindi credo che questo lotto sia meritatissimo. Ha avuto un calo fisico verso la fine, perché il signore ha corso tutto l'anno, ha corso. Correva davanti, dietro, cioè ha fatto tutto. È un giocatore che tecnicamente non è il top, sicuramente è molto più valido Pjanic, però per quello che deve fare, cioè il mastino in centrocampo, perché quello ha fatto, e dare molto ordine tattico e dare una veramente alternative e dar peso e superiorità numerica alla squadra, Matuidi il migliore. Il fatto che sia entrato subito in gioco è stato importantissimo e siccome lui, mentre qualcun altro, poi vi dirò chi, ha cambiato il corso della stagione, lui ha dato continuità a questa stagione per il rendimento. Senza Matuidi, secondo me, avremmo avuto non pochi problemi. Quindi molto bene Matuidi. Veramente giocatore pazzesco. E infine le tre riserve, che in realtà vabbè, sono giocatori forti, ma quello sono. Il più alto Bentancur 6,5. 6,5 perché comunque nella prima parte di stagione ha avuto anche molte occasioni da titolare che ha sfruttato secondo me anche bene. Poi si è un po' perso, non per lui forse, ma perché Allegri, sapete, è un po' lunatico a volte e li fa giocare, ne fa giocare. Però alla fine, come primo anno da subentrante, giovane, contando l'età, Bentancur 6,5, credo che sia giusto. Marchisio e Sturaro 5,5 entrambi. Chiaramente uno potrebbe dire Marchisio comunque meglio Sturaro, sì, però diciamo che il fatto che il livello sia differente, per Sturaro non ci si aspetta tantissimo, quindi non potrei dare un voto insufficientissimo perché so che quello è Sturaro e quello rimane. Sturaro è uno che ci mette tanta voglia, grinta, però quest'anno ha avuto un calo veramente di rendimento, cioè la grinta non è bastata e talvolta la tecnica, i limiti tecnici che ha sempre avuto sono visti di più degli anni scorsi. Ha avuto anche lui diciamo, un calo, proprio un calo quindi, di un processo di crescita che secondo me era molto alto, che era iniziato benissimo con la Juventus primo anno e anche gli anni scorsi non da esterno ma da mezzala. Quest'anno utilizzato da mezzala comunque non ha reso molto bene, mi dispiace perché Sturaro ormai è un partente, credo a sto punto, però mi dispiace perché è un giocatore su quale, non dico puntassi, ma come riserva era abbastanza affidabile. Ora lo è un po' meno e quindi è chiaro che il primo sacrificabile sia lui. Marchisio 5,5 perché da Marchisio non ci aspetta sempre molto di più. Però è anche vero che Marchisio sta passando un momento difficile che non dipende da lui, ma dipende secondo me dal post-infortunio arrivato a 30 anni che gli ha un po' tagliato le gambe. Molti dicevano, ma Marchisio in campo al posto di Sturaro. Io ho visto Marchisio quando entrava in campo fisicamente non c'è mai stato. E Marchisio a livello fisico c'è sempre stato molto, a livello tecnico è sempre quello, però a livello fisico si vede molto la differenza e pesa a livello di gioco e così via. Quindi talvolta un Khedira a mezzo servizio è talvolta più utile di un Marchisio a un ventesimo di servizio. Mi spiace perché io adoro Marchisio per i motivi che tutti conosciamo in realtà, perché è una bandiera. Io spero che resti Marchisio perché come alternativa se si ritrova a livello fisico, in base alla sua età chiaramente, è importantissimo, ma resterà sempre riserva. E nulla di più purtroppo, quindi spero che si adegui questa cosa qua e continui la carriera, finisci la carriera con noi facendo questo sacrificio. Normalmente è liberissimo di fare quello che vuole perché Marchisio ha dato tanto, però è anche vero che la Juventus viene prima anche a livello di gioco, di risultati e così via. 5,5 quindi. Passiamo all'attacco, che all'attacco è cioè una media abbastanza alta con l'unico giocatore più basso che poi vi dirò. Il più basso è Mandzukic. Paradossalmente Mandzukic, perché Mandzukic è uno che ci ha messo la voglia, è stato molto decisivo sempre alla fine. Però Mandzukic ha giocato molto spesso nella sua posizione dello scorso anno, la posizione che l'ha veramente esaltato e che gli ha fatto fare secondo me la stagione migliore della sua carriera, forse insieme a quella del Bayern Monaco vincitore della Champions. Però è anche vero che forse il scorso anno è stato spompato troppo e quest'anno si è visto perché non ne aveva più. Signori, Mandzukic quest'anno non ne ha avuto più. Ne ha avuto solo quando è stato utilizzato da prima punta, perché Mandzukic sarebbe come prima punta, e lì allora si è visto. Altrimenti da esterno talvolta abbiamo giocato con un uomo in meno. Allegri ha detto una cosa interessante,
che o lo fai giocare titolare o lo metti in panchina, ed in effetti è così, perché in partita in corso non è un giocatore, anche per il fisico che ha, il fatto che deve entrare un po' in forma così, non è un giocatore che ti spezza la partita, signori, quindi chiaramente quello è. A salire troviamo Bernardeschi con il 7, 7 perché comunque ambiente nuovo, ha giocato non tantissimo, ha fatto vedere tanti limiti e anche tanti pregi, è un giocatore che secondo me ancora deve essere inquadrato bene, perché non è ben inquadrato. A me Bernardeschi piace e mi sono contento che sia arrivato, ma non l'ho mai reputato, non lo reputerò mai un fenomeno al pari di Dybala o altri giocatori, per quanto Dybala possa essere meno funzionale, è un discorso che abbiamo fatto spesso, ma Bernardeschi non è a quel livello. Il vero crack di quest'anno è stato Douglas Costa, lo sappiamo tutti, quello è un fenomeno, comunque un giocatore di alto livello. Bernardeschi è un buonissimo giocatore, che alla Juventus potrà ritagliarsi molto grazie a quella che è la sua foga agonistica, la sua grinta, che l'ha fatta vedere, la voglia di mettersi in gioco. È una cosa che può portare molti in altri giocatori, e nella Juventus queste cose vengono fuori, quindi sicuramente avrà una carriera brillante. Però quest'anno ha fatto un buon campionato, un 7 un po' più, anche più alto di quello che avrei potuto dare, perché comunque è il primo campionato e ha fatto qualche gol importante, interessante. Però per il resto non ha fatto vedere nulla di eccezionale, anche perché per essere il primo anno basta così. Tre giocatori con il 7,5 e sono, in ordine, Cuadrado, Dybala e Higuaín. E i motivi li spiego. Cuadrado perché si è potuto reinventarsi, e quando non c'è stato per l'infortunio, abbiamo sentito una mancanza. È strano a dirsi, perché talvolta Cuadrado lo scorso anno è stato un po' criticato per essere stupido tatticamente e per essere un po' ripetitivo. Quest'anno però la mancanza si è sentita. Quando è tornato con i suoi cross, contando che la scosta dall'altra parte, è stata una cosa bellina da vedere. Quindi Cuadrado 7,5 perché è un giocatore che alla fine è molto importante, e se ne è anche diventato terzino quando è stato chiesto di farlo, magari con non con risultati eccellenti, però alla sua età e col giocatore che è comunque un giocatore offensivo, a cui piace offendere appunto, reinventarsi terzino credo che sia veramente molta tanta roba. Quindi ben venga Cuadrado 7,5. Dybala, Higuaín 7,5 perché in realtà se inquadriamo i due giocatori in precisi momenti possiamo arrivare a 8,5, 9 anche di rendimento. Però signori, a me interessa il rendimento, la costanza del rendimento, non possiamo chiudere un occhio sui cali che hanno avuto questi giocatori. Parliamo di Higuaín, il primo. Higuaín è partito con 2 mesi di ritardo ed è finito un mese prima in anticipo. Praticamente 3 mesi non li ha mai giocati, o li ha giocati a rendimenti lievemente insufficienti, diciamo così. Quindi su 10 mesi, già 3, praticamente sono 7, quindi praticamente mezzo anno ha giocato. C'è da dire che comunque è un giocatore che si sa che arriva tardi in forma, però io mi sarei aspettato che l'ultimo mese avesse fatto molto di più. E non l'ha fatto, e quindi un po' mi è dispiaciuto e non posso dargli un voto più alto. È vero che quando poi ha giocato top della forma è stato devastante, ma totalmente devastante. E in Champions League rispetto allo scorso anno ha fatto un salto di qualità molto più alto, e si è visto, è stato molto più determinante in Champions che in campionato, paradossalmente, al di là del numero di gol, ma anche come rendimento. Però il fatto che un giocatore giochi qualche mese in meno rispetto a quello che dovrebbe giocare, contando che un po' tutti arrivano un po' dopo, soprattutto di quel fisico là, ma lui un po' troppo dopo e finisce un po' troppo prima. Quindi mentre Mandzukic alla fine sta molto bene, appunto un giocatore grande, no? Di dimensioni abbastanza grandi. Però Higuaín va a garantirmi fino alla fine un rendimento molto alto, contando che ha perso 2 mesi di buoni fino a ottobre e è rispuntato. Quindi chiaramente mi è un po' deluso questa cosa qua. Deve lavorarci ancora meglio il prossimo anno, età permettendo, perché è un punto debole che deve limare prima o poi. Dybala 7,5 per motivi molto analoghi. Dybala ha iniziato con 10 partite e ha fatto tipo 10-12 gol, quindi ha iniziato che è una media da 10, un rendimento da 10. Poi si è perso. Poi ha avuto qualche infortunio, poi è tornato da un mese a questa parte, quindi il discorso è molto analogo a quello di Higuaín in tempi diversi, cioè quando andava via uno, tornava l'altro, diciamo, è stato abbastanza un cambio di rendimento in questo senso qua. Quindi discorso simile, molto meglio il scorso anno, quest'anno Dybala ha un po' deluso, complice anche il fatto che forse non gli è stata trovata una posizione ideale. Il scorso anno era agevolato dai giocatori che aveva vicino, con questo 4-2-3-1. Quest'anno paradossalmente si è giocato col 4-3-1 con Dybala dietro, ma gli interpreti che avvicinano, Douglas Costa e così via, gli hanno un po' pestato i piedi e il rendimento si è visto. Quindi è un po' anche un discorso non solo suo, ma anche di adattabilità del giocatore stesso. E infine Douglas Costa, gli do 8. 8 non è il voto che magari qualcuno si aspetta, perché talvolta uno a memoria corta e vede, ma Douglas Costa ha giocato benissimo, sì, ha giocato benissimo gli ultimi 3-4 mesi. Douglas Costa è uno di quei giocatori che diversamente da Matuidi ha dovuto adattarsi a un processo di adattamento molto lungo, i primi mesi non è stato pervenuto, ha fatto partite normali. Il fenomeno l'abbiamo visto dal nuovo anno, febbraio-marzo, non prima, e pertanto non puoi dare un voto più alto, cioè rendimento da 9-10 sì, negli ultimi mesi, ma quello prima è da 6, qualcosa anche 5,5,
Quindi chiaramente va valutato il giocatore nell'intero arco dell'anno e non in quello che uno si ricorda recentemente. È un fenomeno, sì, ma un fenomeno va fatto tutto l'anno e non è colpa sua che non abbia fatto perché era nuovo. Prossimo anno secondo me che inizierà non da zero perché conosce già l'ambiente, i giocatori e così via, farà una stagione, salvo imprevisti, spaziale, so che il prossimo anno lui sarà il giocatore chiave. Della scorsa è il giocatore top perché ha cambiato il nostro corso della stagione, nel momento clou del campionato lui c'era e ha fatto la differenza. Questo va detto. Però Matuidi ad esempio è quello che ha avuto più costanza, quindi il voto è pari perché in realtà la costanza di Matuidi io la premio sempre sull'esplosione di un attimo. Io sono quello della costanza, cioè sempre, tipo il Mandzukic che scorso anno mi è piaciuto molto di più dell'Higuain esplosivo o del Dybala esplosivo, di quello che volete, perché a me piace un giocatore costante, magari con qualche calo verso la fine perché ci può anche stare, però costante. Per la scorsa è un discorso di adattamento, che ovviamente è fisiologico, quindi ben venga, il prossimo anno sarà il fenomeno che tutti noi abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 mesi. Allegri, infine, un voto anche ad Allegri. Credo che la media dei voti più o meno sia sul 7-7,5 e quindi 7-7,5 diamo anche Allegri, perché credo che l'allenatore si rispecchi su quello che fanno i calciatori. Gli obiettivi li ha centrati tutti quanti, prime 8 in Europa, campionato Coppa Italia, quindi cosa gli vuoi dire? Allegri ha fatto quello che doveva fare, benissimo. L'unica pecca sul gioco, sì, magari qualche volta è stato un po' troppo difensivista quest'anno e ha sbagliato, diversamente dalle altre volte, alcune scelte. Posso pensare alla partita contro Napoli, che credo che sia quella più ideale per questo motivo qua. Il Koulibaly arriva in un calcio d'angolo, arriva un gol Koulibaly perché la squadra si era abbassata e poi alla fine Napoli ha preso piede. E da questo, per la maggior parte delle volte, ha fatto scelte anche giuste, quindi diciamo che è un voto buono, 7-7,5, in linea perfettamente con la squadra che ha raggiunto i suoi obiettivi, ma che nei singoli magari ha avuto qualche pecca, quella. Comunque, complessivamente conta i risultati e Allegri li ha raggiunti a pieno titolo. Bene ragazzi, il video finisce qui. Come sempre, vi do appuntamento al prossimo appuntamento, tra l'altro, bella la ripetizione, con il Marchese Bianconero. Ci vediamo, credo anche domani, ma comunque il prossimo giorno ci vediamo, adesso poi vedo io come gestirmi. Forza io fino alla fine e niente. Alla prossima. Ciao. Paura.